Il punto è, mai come oggi sono, secondo me, calzanti le parole di Indro Montanelli. Indro Montanelli scrisse a suo tempo: quando si farà l'Europa unita, i francesi c'entreranno da francesi, i tedeschi c'entreranno da tedeschi, gli italiani c'entreranno da europei. Quindi c'è un vero e proprio complesso di inferiorità di buona parte della classe politica italiana che ritiene essere radioattivo. Giusto per rimanere in tema ambientalistico, il fatto di dover difendere i propri interessi all'interno dell'Unione Europea. Non c'è niente di più sbagliato. Quindi voi tutti ricorderete un tweet del Partito Democratico che immortalava le parole di Matteo Renzi, allora primo ministro, quando diceva: le nostre battaglie in Europa le facciamo non perché sono negli interessi dell'Italia, ma perché sono nell'interesse dell'Europa. Cioè, queste parole sono già di per sé sintomatiche, per usare un altro termine che è molto in voga purtroppo da un anno a questa parte, di un certo modo di concepire la politica. C'è un partito in Italia che è il partito straniero. Questo partito straniero è il Partito Democratico, un partito che non fa mistero di essere l'appendice, di Bruxelles piuttosto che di Berlino in Italia. Non fa mistero in qualsiasi occasione di fare propaganda. Ogni occasione è buona, fateci caso, per dire ci vuole più Europa. Sempre, sempre e comunque ci vuole più Europa. Sempre e comunque gli stati nazionali fanno peggio dell'Unione Europea. Sempre e comunque è necessario delegare all'Unione Europea poteri che oggi stanno agli stati nazionali. E privando quindi gli stati nazionali di quelle che sono le loro prerogative, prima fra tutte la moneta, diciamo, perché nel momento in cui uno Stato nazionale si priva della propria moneta, di fatto diventa una colonia. Cioè, qual è l'elemento che contraddistingue la colonia rispetto ad uno Stato nazionale? Il fatto di non poter coniare una propria moneta. E quindi questo è già l'elemento e l'emblema di un certo modo di fare politica, di una certa classe politica. Quindi arrivo al dunque. C'è un capitale politico enorme che viene speso continuamente nel credere e voler far credere che la risposta ad ogni problema sia più Europa, qualsiasi cosa essa sia. Purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, abbiamo evidenza che la centralizzazione a livello europeo non è mai un buon affare. Lo abbiamo visto, ne abbiamo avuto evidenza nella gestione della campagna vaccinale ed ancor prima della gestione della campagna vaccinale, nell'acquisizione dei vaccini. La si può pensare come si vuole, sul tema dei vaccini, però è un dato di fatto che i paesi che hanno vinto su questo fronte, se uno ritiene che tale sia la vittoria, sono stati quei paesi che hanno deciso e soprattutto, volenti o nolenti, si sono organizzati per conto loro. Chi di voi non ricorda il caso della Gran Bretagna? Quante volte abbiamo sentito dire che la Gran Bretagna, in caso di Brexit, sarebbe sprofondata dentro l'oceano, non avrebbero avuto a disposizione i vaccini, i farmaci, qualsiasi altra cosa? Ecco, la riprova concreta è che la battaglia, o se vogliamo, la guerra dei vaccini, di fatto la Gran Bretagna l'ha vinta. E anche qui noi dovremmo farla una riflessione. E perché? Perché noi abbiamo una sinistra che brandisce certe parole come parole d'ordine. L'ambientalismo è un feudo della sinistra, cioè chiunque, cioè solo la sinistra parla di ambiente. Quindi nel campo dei conservatori difficilmente si parla di ambiente, noi ne siamo un esempio. Quindi diciamo, siamo, se si vuole essere, se così si vuol dire, una sorta di avanguardia. Però quello che contraddistingue questa sinistra è che utilizza delle parole d'ordine, l'ambiente, bella ciao, il tutto per giustificare che cosa? La sottomissione di fatto alla Germania. Ora, chiunque ha i rudimenti della storia sa che difficilmente i tedeschi vincono le guerre, difficilmente. Sono molto bravi a fare i loro interessi, i tedeschi, però difficilmente le vincono le guerre, anzi si può dire che quasi sempre le perdono. Quindi mettersi assieme alla Germania non è mai una buona idea, non è mai una buona idea sotto nessun punto di vista. E
bisogna prendere atto che oggi la Germania è un problema. Non è un problema solo per l'Europa, è un problema per il mondo intero. Perché la Germania in questo momento, da ormai decenni, un paio di decenni, è il principale esportatore che c'è al mondo. Quindi la Germania ha un attivo commerciale che è superiore in valore assoluto a quello della Cina, con la differenza che i cinesi sono 1,4 miliardi di persone e la Germania sono 80 milioni di persone. Com'è possibile? Sono più intelligenti? Sono più biondi? Hanno gli occhi azzurri? No, semplicemente hanno un vantaggio straordinario che nessun altro ha, la moneta. Perché qualora la Germania non condividesse la moneta con gli italiani, con i greci, con gli spagnoli, con i portoghesi, avrebbe una moneta molto più forte. E quando hai una moneta molto più forte, esporti molto più difficilmente. Ecco il segreto della Germania. La Germania è riuscita, ha concepito l'unione monetaria, l'ha concepita come un progetto funzionale alle sue esigenze. Ed anche il recovery fund, di fatto, è uno strumento funzionale alle sue esigenze, perché di fatto subordina, dice, a parole ti dicono, guarda, abbiamo creato lo strumento che solleverà le sorti dell'Europa. Faccio sommessamente notare che a luglio è un anno che il recovery fund è stato approvato. La prima volta che abbiamo sentito parlare di recovery fund era ad aprile dell'anno scorso. Il 20 aprile dell'anno scorso ci fu il primo Consiglio europeo in cui si parlava di Corona Bond, allora li chiamavano Corona Bond, Recovery Fund. Ecco, dopo un anno ancora non abbiamo visto un euro e se volete sono pronto a scommettere quello che volete, che del Recovery Fund noi vedremo soltanto i primi 25 milioni, i 20 miliardi, pardon, i primi 25 miliardi che saranno il famoso acconto. Dopo non vedremo più nulla, perché il recovery fund è stato studiato e strutturato in maniera tale da essere di fatto inaccessibile, perché i paesi del nord non vogliono trasferire soldi ai paesi del sud, non vogliono. E la cosa curiosa è che hanno ragione loro, perché nei trattati c'è scritto chiaramente che i trasferimenti sono vietati, cioè quando sentite dire occorre un grande bilancio europeo, stanno tutti dicendo delle balle, perché l'articolo 125 dello statuto, e qui chiudo, vieta espressamente che vi possa essere un grande bilancio europeo e che vi possano essere trasferimenti dal nord al sud. Detto questo, che succede? Assolutamente nulla, perché la legge di bilancio consente. Al comma 1037 consente la legge di bilancio allo Stato italiano di poter finanziare le spese che si prevedono di fare all'interno del recovery plan emettendo dei normalissimi BTP. Semplice, banale. BTP che verranno sottoscritte dalle banche, che poi a loro volta li rivenderanno alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si rimetterà in portafoglio questi BTP. Gli interessi su questi BTP la Banca d'Italia li rigira al Tesoro e quindi il costo è anche neutralizzato. Quindi voi capite bene che questa storia del recovery fund alla fine è una grande partita di giro e di raggiro e vi accorgerete che arrivati i primi 25 miliardi poi non arriverà più nulla. Non arriverà più nulla, però già vi anticipo quelli che saranno l'agenda politica delle prossime trasmissioni talk show. Ogni 6 mesi, teoricamente, il recovery fund dovrebbe sborsare una tranche. Ecco, questa tranche di finanziamenti viene sborsata se fai cose che decidono loro. Quindi, fra le tante cose che dobbiamo fare, c'è la revisione degli estimi catastali, che vuol dire aumentare ulteriormente le tasse sulla casa. Quindi già me li immagino le varie trasmissioni a partire da una a caso da Piazza Pulita e dicono: ah, non stiamo facendo la revisione degli estimi catastali e non arriveranno i soldi per la transizione green, mentre quei soldi arriveranno tranquillamente perché lo Stato emetterà dei BTP che poi alla fine sottoscriverà la Banca d'Italia. Il problema ci sarà quando la Banca d'Italia e la BCE smetteranno di sottoscrivere e
e questo sarà un problema non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa.